una volta sia alla marina sulla domenica mattina. A prima d'oglietto che si alzava era quella che la casa governava. Rumori stanati a due in cucina, pipi, patate, pastacchina, molingiami, linchiuti e una grenatina. Zompati d'oglietto sono i cinque a mattina. Erano i setti, pronti a uscire, a piazza d'armi si vede ieri. O postale arrivava e la culla saggia, chi s'assittava e chi all'impiedi sta via. Arrivato al lumare, dopo una ora, tutti scendiano per l'avventura. Vegliate tutto, scendete i guaglioni, o scordate i venenti, specie un minone. A mollo un tralacco una mattinata che a pinniscire ci voleva una bella risgata. Allora i mangiare, tutti incamati, e un traciambra, in terra. Assittati, aspettavamo un cito e tutti incucciati, una tomba di pasta come lupi affamati. 3 ore di tempo ce ne passare prima che l'acqua poteva cucciare. Vine alla sera, eravamo stanchi e sbampati, ma alla casa ne ricogliamo tutti scialati. Bene, grazie Davino per questo primo assaggio dell'opera di Tonino. Corre l'obbligo di ringraziare tutti quanti voi, lo so, il 3 settembre fa caldo, tutti questi ventagli che... però insomma siamo costretti anche a tenere chiusa la porta perché un minimo rumore di macchine che passano ci disturberà. Quindi grazie a tutti voi per esserci, veramente è un piacere, è una... Per me è una sorpresa vedervi così numerosi, non lo è per Tonino, fin dall'inizio mi ha detto no, ti assicuro la sala sarà piena, è vero, non basta in effetti. Quindi questo dimostra da una parte l'affetto di tutti voi presenti verso Tonino, la stima che tutti voi avete, ma credo, voglio sperare, anche l'attenzione per la poesia, per l'opera sua, e per il dialetto stesso, perché l'opera di Tonino sono, come avete già potuto vedere, sono delle poesie dialettali, il dialetto nicastrese, del dialetto nicastrese della prima metà del Novecento, vero Nina? L'hai specificato. Io le ho lette veramente con attenzione e con molto gusto, e sono andato a vedere anche le differenze che ci sono nelle inflessioni dialettali, negli accenti, piccole differenze anche nella scrittura, tra le parole che Tonino usa, questo per dire la ricchezza del dialetto, del nostro dialetto, e quelle che invece usavo io vuol dire sono di Nicastro, da Abella, nato e cresciuto ad Abella, eppure vi assicuro che noto nella scrittura di Tonino molte differenze. E modi di dire che noi a Bella diciamo in modo diverso, che diciamo in modo con accenti diversi, questo per dire della ricchezza del dialetto. Il dialetto di cui noi spesso, purtroppo, oggigiorno, molti di noi, forse anch'io, con i nostri figli, con i nostri nipoti, ci vergogniamo di utilizzare il dialetto. Quando io ho due nipotine, parlano benissimo l'italiano, comprendono il dialetto ma non lo parlano. Perché la maestra, perché a volte i genitori, a volte anche i nonni, dicono no, non si parla il dialetto, si parla in italiano, perché è segno di scostumatezza, è segno di ignoranza parlare il dialetto. Ecco, io credo invece che sia profondamente sbagliato questa cosa, sia un nostro invece... non solo un nostro dovere, ma anche un nostro diritto, riappropriarci di quello che è il linguaggio dei nostri avi, perché è ricco di culture, è ricco di varietà anche lessicale. Diceva Manuel Vázquez Montalbano, grande poeta latinoamericano. Lo poeta niente. Sì, infatti, questo lo citavo, giusto? Lo citavo appunto per questo. Diceva che un popolo che non beve il suo vino, non mangia i suoi formaggi, è un popolo che ha perso la propria identità. Si potrebbe aggiungere,
chi non beve il proprio vino, chi non beve i propri formaggi e chi non parla il proprio dialetto è destinato a perdere la propria identità. Perdendo l'identità si perde la storia, si perde il passato. Senza passato non si costruisce futuro. Quindi noi calabresi, noi lametini, dicastresi, non solo non dobbiamo vergognarci di parlare il dialetto, ma dobbiamo andarne fieri, dobbiamo riacquistarlo, dobbiamo riappropriarci di questo, perché è una ricchezza, anche una varietà, una grande varietà di espressione, di significati. Io mi sono preso un po' il gusto di sottolineare nella parte finale del libro di Tonino, lui ha fatto un glossario molto bello, poi andatelo a vedere, per sottolineare la varietà e la ricchezza di questo nostro linguaggio, di cui parole che magari abbiamo noi stessi dimenticato, no? In ordine alfabetico, abis, cancamella, ce ne sono tanti, io ne citerò solo alcune. Caroccia, quanti porchi caroccia sono a capo quando erano nene, hanno maschio. Cutrumbolo, e chi dei nostri bambini, chi dei nostri ragazzi sa che cos'è un cutrumbolo oggi? Un fullone, con la aspirata, mamma mia, quando eravamo all'università, i miei amici di Cosenza, di Castrovillari, mi scottevano perché dice che noi a Nicastro usiamo la F aspirata, un fullone, che loro non riuscivano a pronunciare. Questo tra Nicastro e Cosenza, ma vi ripeto, anche tra Nicastro e La Bella ci sono diverse differenze di riflessioni. Un giombaro, ma lo ricordate che era il giombaro? Un gravacombo, giocavamo a gravacombo, a Maglilla, in Prascari, in una Prascata, mi dice un nonno, un chiastro, che tu traduci con ingombro, un chiastro forse più che ingombro era un chiastro, una cancarella, un qua, qua, qua. No, che cos'era? No. Chiama confusione. Persone incombrate che di poco senso, di poco significato. Avete visto a varietà di significato, L'angaggia, la usiamo più questa parola, non la usiamo mai. Un grizzolone, taraggio di un guaglio, questa è una tradizione bellissima che non usiamo più, non ce l'ha. Rucchillina, caccamella, usala duro, scaravoccia, lieva scaravoccia di un milione, spaturnato di via, strombolo, adiella, udombaro, l'udomba di pasta, noi abbiamo fatto una mano, udomba di pasta asciutta, e cos'è? Di pastellina. I giorni virindani di Cristina. È una ricchezza, se vi accorgete, una ricchezza, una varietà di linguaggio che è veramente stupefacente. Ma perché dovremmo vergognarci di utilizzare queste parole? Ce le dobbiamo riappropriare, riprenderle e tramandare, perché ripeto, è un nostro diritto ed è un nostro dovere quello di preservare la memoria verso i nostri figli e verso i nostri nipoti. Per questo, Tonino, grazie per il lavoro che hai fatto, mi auguro che non sia il primo e l'ultimo, ma anche a questo ne potranno seguire altri, perché veramente, grazie anche all'editore, dove è l'editore che è là, che ha avuto fiducia in Tonino e ha permesso la pubblicazione di questo periodo. Ci aiuti sulla Tonino. Grazie. Io sono Rita Giura, sono stata modestamente chiamata dal nostro amico Tonino per dialogare con lui, quindi non mi attribuisco meriti di moderatrice, perché in questo caso non è assolutamente adatto. Per cui, prima di passare al nostro spaturnato della situazione, anzi a riguardo, io ci passo subito allo spaturnato, perché in realtà, per quanto lui sembra così disinvolto, in realtà era molto ma molto teso.
Però la cosa che mi fa veramente piacere, soprattutto che la sala sia piena, ma che sia piena di persone che lo conoscono, di persone che hanno comunque con lui condiviso dei momenti della propria vita, che poi ha riportato nei suoi scritti, perché è vita vissuta. Per cui sciogliamo un attimo questa tua finta rilassatezza e vorrei che faceste tutti un applauso di incoraggiamento a... Caffè pagato per tutti, sì. Va bene. A riguardo io vi presento il Marco Marchese, che è l'editore dell'Officina Editoriale di Anacleto. Se non, dove c'è un libro non c'è, se non c'è un editore o te lo pubblichi da te, oppure quindi, l'editore ci deve essere per forza, quindi comunque vada. Poi abbiamo Subaga Failla Gaetano, che ha fatto la prefazione al libro di Tonino, in maniera, devo dire, molto accurata e soprattutto analitica, forse è un termine poco adatto, ma ha fatto una bella analisi di una realtà locale e anche emotiva da un certo punto di vista, comunque poi lo sentiremo. Per cui Giacinto Gaetano non ve l'ho presentato, ma lui si presenta da sé, lui è il sistema bibliotecario, per cui non per ultimo, ma come primo in ogni caso. Per cui io passo in primo luogo la parola all'editore, questo editore che ti ha scelto, ti ha trovato, ti ha selezionato, ti ha ammorbato, o viceversa, non lo so. Comunque, vada editore, dica lei. Buonasera a tutti. Io adesso fra qualche minuto svelerò come mi sono conosciuto con Antonio, perché è successo in un modo del tutto inaspettato. Prima di tutto grazie a tutti voi per essere qui, perché credetemi, ad una presentazione di un libro vedere un centinaio di persone è una cosa veramente rara, e quindi questo dimostra due cose: bene, l'interesse per il libro sicuramente, ma come osservava prima sia Giacinto che Rita, l'affetto che tutti quanti voi avete nei confronti di Antonio, che insomma stasera è un qualche cosa che è dimostrato in modo tangibile. Io con Antonio mi sono conosciuto in che modo? Una mattina squilla semplicemente il citofono a Cleto e dico: chi è? Stavo lavorando, mi alzo, vado lì e vedo due signori, che sono questi due signori che sono qua. Ho detto: ma adesso questi qui che vogliono? Staranno facendo una questua. Allora mi avvicino, no, di solito poi io abito nella contrada, no? Quindi si usa, no? Quelli che girano per dare i contributi. E si è presentato, ha detto: io mi chiamo Antonio Cuda, io mi chiamo Giovanni Farilla, e tu prego, accomodatevi. E da lì poi dopo abbiamo incominciato a parlare, e quando loro mi hanno esposto il progetto, quando Antonio mi ha esposto il suo progetto, io ho detto subito di sì. Ma ho detto subito di sì quasi a scatola chiusa, per un motivo molto semplice. Allora, io nel 2019 ho fondato le Officine Editoriali da Cleto, a Cleto appunto, e naturalmente, come qualsiasi casa editrice che si rispetti, ho dato un'impostazione editoriale, no? Tu devi cercare di capire dove vai e che cosa fai. Allora, io dentro ci ho messo la valorizzazione dei diritti umani, la centralità della persona, la valorizzazione del territorio. E allora, diciamo, in questo, sulla centralità della persona, ma sulla valorizzazione del territorio, ci siamo, cioè l'obiettivo è assolutamente centrato, perché come diceva prima Giacinto, noi rischiamo con il passare degli anni e con le nuove generazioni, se non lasciamo per iscritto attraverso la poesia, attraverso i racconti, attraverso la narrativa, cose scritte in dialetto. Ops, ho detto una cosa che forse non dovevo dire, no, perché una decina di giorni fa un libraio, quando ho detto in dialetto, mi ha ripreso e ha detto: no, non si dice in dialetto, si dice in lingua regionale. A me piace il dialetto. Quindi, se non le lasciamo scritte queste cose, che è un vero e proprio patrimonio culturale, rischiamo inesorabilmente di perderlo, perché una tradizione che si è
diciamo, è una lingua, sono lingue vere e proprie che si sono tramandate di generazione in generazione oralmente. Non esistono delle grammatiche, non esistono dei sussidiari, non esistono dei manuali. Quindi noi non possiamo rischiare di perdere questi patrimoni, e allora lì, diciamo, l'editore ha detto a questo progetto subito di sì. Poi naturalmente i contenuti che sono dentro sono assolutamente affascinanti, quindi mi ha affascinato questo libro e quindi è stato, diciamo, facile. Poi voi ad Antonio lo conoscete tutti, quindi lo sapete che ha un carattere un po' difficile, che si è scontrato con un altro carattere che anche il mio, diciamo, non è proprio facilissimo, però ce l'abbiamo fatta con l'aiuto anche di Rita Giura. Quindi io sono veramente felice stasera di vedervi tutti quanti qui. Io faccio i miei complimenti pubblici e i miei più sinceri auguri di grande successo per questo libro ad Antonio, e qui a Lamezia, secondo me adesso noi come casa editrice abbiamo aspettato proprio questa prima presentazione, il lancio del libro, giustamente prima di incominciare a fare la nostra promozione attraverso i social network e tutto quanto il resto. Naturalmente ci sta dando una mano il signor Cerminara dell'edicola, che voi conoscete tutti qua vicino, con la promozione del libro, ma nelle case dei Lamettini io ritengo, adesso mi svesto proprio dell'attività, no? L'attività commerciale, cioè, dico una cosa che sento col cuore, fate finta che non avete davanti l'editore che ha prodotto, stampato e che commercializza il libro, ma chi è di Lamezia a casa ne deve avere due di questi libri, due copie, uno per se stesso e un altro come regalo pregiato per tutte quelle persone che ci sono care ma che sono lontane. Vi chiedo di fare un applauso ad Antonio e vi ringrazio. Ringraziare Albino Buda, perché anche lui è un grande interprete e quindi nonché ti sta accanto anche oggi in questa presentazione, quindi voglio dire, io sicuramente non potevo leggere le poesie come hai letto tu, proprio non ci sei riuscita. Non so, c'è un particolare, perché dato che sono stata proprio redarguita, quando ho detto prima all'intrasata, non si dice all'intrasata, ma si dice all'antrasata, rovinato un riso. Voglio dire, quindi questa cosa già mi ha fatto capire che da questo momento in poi, prima leggo il glossario, ecco, quando mi viene in mente qualcosa, per cui prima di passare ad Antonio io passerei la parola al nostro Nino confidenzialmente, così, anche perché è un nome un po' lungo, quindi mi evito questa... Puoi anche imparare. Vabbè, lo sapevo che mi rispondevi così, perché ci tieni in modo particolare. Nino ha curato la prefazione, per cui io gli lascio proprio il microfono, perché so esattamente quello che lui, non so esattamente, so che lui sa quello che vuole dire. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Come è nato l'incontro con la poesia di Antonio Cuda? È nato da una passeggiata. La passeggiata ha a che fare con la poesia, perché la passeggiata, dalla cadenza del passo, il piede batte lievemente sul terreno, dà una misura, la passeggiata, come una misura è la metrica poetica. Passeggiavo con un carissimo amico, Domenico, in un parco vicino tra gli alberi, e tra le tante chiacchierate, le conversazioni, mi dice: sai, c'è un poeta molto bravo che scrive poesie in dialetto e da grande successo in pubblicazioni in rete con le sue poesie in dialetto di Castrese. Sì, gli dico, e come si chiama? E si chiama Antonio Cuda. Beh, Antonio Cuda, immediatamente scopro che è il mio vecchio amico, ci conosciamo da quando avevamo 14 anni. Mi fa leggere la prima poesia, fa leggere dal telefonino, e immediatamente vengo rapito proprio dal passo, dal ritmo. Nella metrica antica gli antichi cantori, coloro che cantavano le poesie come si faceva nella poesia antica, battevano il piede come si fa nella musica per tenere il tempo, e il piede
piede è un termine della metrica classica per dare la misura al verso. E proprio in quel momento, leggendo la poesia di Antonio Cuda, vengo rapito subito dalla musicalità, perché Antonio cura estremamente la parola. La parola dialettale è il risultato di una grandissima ricerca nella complessità, e dalla complessità lui estrae questo suono cristallino che a me ha attratto immediatamente. Questa è la È il primo miracolo che Antonio compie con la sua poesia, cioè dare musicalità, dare ritmo, dare quella fluidità per cui viene trasmessa un'emozione. Ma facciamo un passo indietro. Il primo miracolo è dare musicalità alla poesia, quindi dare la trasmissibilità attraverso il canto della poesia. Il secondo miracolo è proprio quello di una poesia scritta in dialetto. Marco, Rita, Giacinto parlavano prima del dialetto. Il dialetto è considerata lingua subalterna. C'è una lingua ufficiale che è l'italiano. Il dialetto rischia di essere schiacciato dalla ufficialità dell'italiano. E dunque cosa ha fatto Antonio con le sue poesie? Ha liberato da questa subalternità la poesia dialettale. Come ha fatto a liberarlo? Dando forza a quella poesia, dando forza al dialetto, dando estrema energia al dialetto, per cui riesce a liberarsi dalla subalternità della lingua ufficiale, e liberandosi fa un terzo miracolo, la poesia di Antonio Cuda, quello di trasmettere un'emozione. Piccolo inciso: quando facciamo letteratura, quando facciamo poesia, mettiamo a fuoco il cosa raccontiamo, cosa versifichiamo, e il come. Altro inciso ancora, in un racconto che si intitola La lezione del canarino, lo scrittore Raffaele Lacapia dice: stavo tornando da ragazzino a casa, uscivo da scuola e andavo a casa, quando a un certo punto un canarino si pose sulla mia spalla. Ero emozionatissimo, il canarino mi accompagna sulla spalla per alcuni passi, poi vola via e, arrivato a casa, racconto questo fatto meraviglioso che mi era accaduto a mia mamma. Mia mamma non si emoziona per nulla. Cos'era accaduto? Avevo usato le parole sbagliate. Il come. Il come, Antonio Cuda, cioè il come racconta un fatto avvenuto anche 60 anni fa, un fatto della sua infanzia, un sapore, un gusto, un profumo, il come lo racconta, trasmette l'emozione. Quello è il modo per far giungere l'emozione sua a tutti. Quindi l'emozione della tristezza, l'emozione della gioia, l'emozione della felicità, l'emozione di il bagno a mare negli anni 60, la pelle che si scotta la sera quando si torna a casa da ragazzini dopo un'intera giornata al mare. Quell'emozione, quella sensazione è universale, perché la tristezza è di tutti gli uomini, di tutta l'umanità, la gioia è di tutta l'umanità. Quindi la capacità è rendere innanzitutto il dialetto, liberarlo da una lingua ufficiale dominante, l'italiano, renderlo energico per liberarlo. Seconda cosa, toglierlo dallo steccato della storia, dello spazio. Il dialetto nicastrese è confinato in uno spazio molto piccolo e in un'epoca, in un tempo molto piccolo. Lui riesce, Antonio, riesce a liberare le sue poesie e il dialetto riesce a liberarlo dal tempo e dallo spazio, da un limite spaziale e da un limite temporale, e lo rende universale. L'emozione che ci fa sentire Antonio Cuda è la stessa emozione che possono sentire in Canada, in Senegal, in Norvegia, dovunque. Quindi dà universalità alla sua poesia. Ultima cosa, a un certo punto decido di incontrare in un'altra passeggiata, sempre il ritmo, sempre la musicalità, Antonio. Mi fa conoscere tante altre sue poesie,
passeggiando in un altro parco pubblico di Nicastro e un giorno mi dice: guarda, sto progettando la pubblicazione di un libro, mi faresti la prefazione? Io dico di sì, e così, per questo motivo e per il viaggio che ho fatto già con lui nella sua poesia, sono qui a celebrare la straordinaria bellezza della poetica di Antonio Guda. Grazie. Si ritiene che l'autore, lo scrittore, sia non poco noto, quindi in genere si dice: allora, chi è Antonio Guda? Io questo passaggio lo vorrei superare abbondantemente, perché non penso che ci sia qualcuno che non ti conosca, però vorrei essere di buon auspicio. Sai perché? Perché mi piacerebbe che il tuo libro andasse oltre mare, andasse da, è una cosa bella questa che pensavamo, andasse presso quegli emigranti che sono nelle tutte parti del mondo, per cui potrebbero non conoscerlo questo Antonio. Quindi brevemente ci dici chi è Antonio e subito dopo ci dici come ti è venuto in mente di raccogliere e di scrivere tutte queste poesie. Antonio si è cacciato in un bel guaio, veramente. Non sarei andata cercando. Ma la colpevole, innanzitutto, si chiama Giovanna. Tutto è iniziato una mattina a mare, eravamo da soli e mentre noi eravamo là tranquilli, io ascoltavo musica, lei faceva le sue cruciverbe, che uccide a zicca, ma una, insomma. Vabbè, mi dice sempre, ma che sono arrivati una squadretta di ragazzi e questi ragazzi qua tutti quanti mezzi già, erano mezzo addormentati già quando arrivavano sulla spiaggia, si sono messi là, uno si è stravaccato a destra, uno si è stravaccato a sinistra, praticamente non facevano niente, dicevano ma chi sti sta maniera sono? Ma quando andavamo a mare noi non eravamo così. Aspettami un poco, ho cercato nel borsello hai trovato la penna, ma la penna, o sole, la squagliata, là, come scrivia. Non mozzicone i matita mi ha servato, non mozzicone i matita con un poco, non so come ci aiuta a finire veramente. È uno scontrino fiscale, che non mancano mai, guarda, tutto, sempre scontrini proprio, nel supermercato. Per fortuna erano bello lenzuolo, e incominciato a scrivere. E dice, una volta sia alla marina, sulla domenica mattina, però non ho scritto in italiano, scrivevo in dialetto e ho incominciato e mi sembrava strano, poi ho continuato, insomma, per farla breve, 15 minuti, 20 versi, 22 versi, tutti a rima baciata, senza che l'avessi cercato, ma veramente. Ok, poi ci ha detto, Giova, guarda che hai scritto, guarda che hai scritto. Gliel'ho letto, ma davvero l'hai scritta tu, mi ha detto. No, San Giannello, c'hai detto. Se vuoi attrire, c'hai detto che ne capi di scrivere questa cosa. Insomma, se l'hai letta, riletta, ok. Pensavo fosse un fulmine al ciel sereno, finiva là la storia. Dice, sono arrivato a casa, e ho incominciato, sai, però qua al mare mica facciamo solo sti cose. Cominciavo, e ne ho scritto un'altra ancora. Insomma, in 10 mesi sono arrivati che andavi a fare una decina. Ha detto, chi staccate? Sono tutti belli, cami trovare ancora un mio pubblico, ha detto. Sì, ma ho pure sto pensiero, ma mentre entra a capo, cioè, ha detto io. Non scherziamo nemmeno. Ha tanto insistito, ma ha insistito tanto, che tanto ha fatto, insieme a Catalina, ma ha fatto pubblicare. Bravo. Che ho trovato, insomma, l'editore ha detto le cose a metà, veramente è stato lui prima inconsapevolmente ad agganciarmi, perché poi lui, no? Cazzo, che è un caratterino niente male, non so, però ha dei suoi ubi, non ti preoccupare.
manda i messaggi per l'acquisto di un libro. Manda, ha detto, chiede l'amicizia, ha detto, che sto capendo di dire quante amicizie abbiamo in comune. Una, ha detto io. Vabbè, ho detto io, gli do fiducia, ci dugno amicizia. Poi, subito dopo arriva un messaggio. Un messaggio dice, vende tante libri. Ecco, mi ero, l'hai detto io, canta, mi ero cazzo. Oh, ha detto io, vabbè, senti, in questo momento non sono interessato a questo genere di libri, però per omaggiarti ti invio una mia poesia in dialetto nicastrese. Finita là, finisce là. Poi quando c'è stato poi il proseguo per intavolare, per la pubblicazione del libro, dico a Subaga, gli faccio, senti qua, facciamo una cosa, partiamo nel cacletto vicino, una certo dubbio, cama, che sto qua. Pensavo di trovare una copisteria, che ne so io, un fotociclo, niente. Ne esce uno con un telefono, con una panza tanta. C'era anche l'albero di Natale. Ha detto, nene, cascamo male, c'è detto, non coincidiamo niente. Vabbè, mi sono sbagliato alla grande e ne sono contentissimo, guarda, veramente. Siamo arrivati, cantami Luca, cantami Luca. Insistiamo, insistiamo, che alla fine otteniamo il risultato. E alla fine il risultato è accantato. Non è che sono emozionato, no, non sono emozionato, sono una guadara di emozioni, perché vedere qua, qui dentro, compagni di scuola, e ce ne sono parecchi, compagni di ruga, compagni di giochi, vicini di casa, che caro mio potremmo fare una riunione condominiale qua, che quando c'è il condominio non si presenta mai nessuno, stasera a maggioranza assoluta potremmo fare delle modifiche al condominio, veramente, ve lo assicuro, per cui vi dico, trovare tutte queste compagnie di Torino, allora dico io, guarda, io sono stato forse bravo in una cosa, a mettere le parole in fila, in versi, in dialetto, ma gli attori, l'attore non sono io, gli attori siete voi, perché grazie a voi ho potuto scrivere, senza di voi non avrei scritto niente. Sì, presentato abbastanza, però vorrei lanciare una lancia a favore, senza farti del male, Marco. Cioè, mi è andata bene che non vi abbia scambiato per altri tipi di persone, vi ha pure aperto, quindi da questo punto di vista mi sembra già un risultato, vi ha aperto così, a scatola chiusa. Nonostante il carattere. Nonostante il carattere, e quindi a questo punto vorrei Albino. Sì, ti tocca. Ti tocca. Io comunque l'ho sempre detto che la genia cuda è una genia di artisti, di poeti. Santo navigatore. Oltretutto. Io ho scoperto mio cugino come persona, in questo frangente. Cioè proprio in questo frangente, perché abbiamo avuto modo di vederci più spesso, di parlare, di discutere, ma non pensavo veramente fosse così. Cioè, guarda, sei straordinario, sei veramente straordinario. Anche per quello che hai detto, perché in genere, vedi come siamo tutti quanti, siamo tutti quanti con fogliette, preoccupati, emozionati, adesso sbaglio, ma dove vai un capo, no? Tu invece l'hai detto proprio con emotivamente sicuramente, no? Ma con molta spontaneità. Ti assicuro che tutto questo, quello che ho detto in questo momento, non era scritto. Quindi un minuto, due minuti, non lo so. Allora, le letture non sono state scelte a caso, no? Hanno un filo unitario, che poi è il contesto. Naturalmente per questo ho dovuto un po' aggrapparmi alla mia
precedente professione, quella di insegnante, perché sempre ai ragazzi si dice il contesto, ragazzi, mi dicevano quelli prima di me, i miei professori, ed io a loro, no, ragazzi, il contesto, perché il contesto è il cuore dell'opera del poeta, è il suo effetto, non è tutto ovviamente, ma lì ne troveremo sempre cause, perché? Troveremo un po' tutto. Allora, il contesto quale potrebbe essere? È ovvio che il contesto è un confronto costante, continuo, fra il presente e il passato. E il passato possiamo ben definirlo, perché lui del 53 e del 51, le generazioni subito dopo il dopoguerra. E vivendo naturalmente oggi, no? Vivendo naturalmente il contesto attuale, come la poesia, come io lo chiamo bozzetto, poi ti dico perché, di prima, La giornata ai mari in avota, no? Non si può naturalmente associare l'oggi all'ansia e all'angoscia di un futuro perduto da parte dei ragazzi, di una comunicazione che uccide l'affetto di un contatto, di un bacio, di un abbraccio, di una stretta di mano, cioè di una pacca sulla spalla e via, no? Noi non possiamo non associare quella che è la rapidità, la frettolosità, la velocità praticamente quasi schizofrenica della vita di oggi a quella che invece era il fluire lento ed arcaico, proprio bello, che è La giornata ai mari una volta, quella che ho letto prima. Così come oggi, no? Non possiamo non associare quella che chiamiamo un po', quella che realmente viviamo, una solitudine angustiante, coatta proprio, no? Che ci costringe lì in un angolo lì che ti spingono i pugni di una tecnologia abbastanza tiranna, inflessibile, senza anima, senza affetti, senza pause, senza amicizie vere e solidali, non possiamo non associarla alla solidarietà e alle amicizie sincere e durature da Ruve e Divinelli in avota, no? Duvi. L'altro giorno, dopo tempo, sogno stato di entrare a Ruve in Duvi in Dino mai arrivato. Una camminata di 200-300 metri, tanto è lunga la Ruve di una parte all'altra. Ma io ho trovato all'antrasata antropassato che la mente mia non se l'ha mai scordata. Tutti i casi erano pieni di amici. Una stanza sola così o sette figli mi ricorda la faccia di chi ne ci sta via, di gente con c'è più e di compagni mia, compagni di luoghi, compagni sinceri, chi li più cari, chi li più belli. I partiti di pallone a mezzo una strada, una cazzosa a cahè dopo una bella sudata, i primi noti imparati con una chitarra scordata, i canzoni in Battisti con la voce stonata. Io che invitava, me devono tanti, un strombo di staccio, un scaffo, uno monti, la piomba, la corda, la carta, la chiappatella, e quando era sera, tutti quanti, alla mucciatella. Assettata gli scali insieme a tardi a parlare, gli atti che non si fanno certo contare, no? Poi, la vita è cangiata, ci stanno poche persone, i casi sono chiusi e non ci sono guaglioni. Vabbè, alla fine della Ruga sogno quasi arrivato, un film è finito, un biglietto è pagato. Ma tutta un'altra cosa, voglio continuare con un'altra lettura ancora, se me lo permettete, questa è molto bella, perché naturalmente a che cosa associamo questo, no? L'anonimità e l'innaturalità di una spesa fatta online senza toccare, girare, rigirare, riguardare, dubitare, domandare, a volte anche accarezzare l'oggetto, il prodotto desiderato e contrattarlo guardando negli occhi il venditore ed imbonirlo e gli acci di milioni di lui amo muhaceri, con un sorriso magari, no? Con cortesia, con una buona parola. Non possiamo non associarlo alla bellezza idilliaca, e poi spiego anche perché idilliaca nelle altre letture, della chiazza. A mattina dei giorni virandani, per governare i giovani e anziani, Annicastro, la immina di casa, scende alla piazza a fare la spesa. Bozza, a chi le tempi, un cindera, una cista sopra la capo, chi la era? A corona con un panno si agia e tra capecci stampara sa mentia. Sempre tante era il peso che portava, ma mai una volta che si lamentava.
Arrivato al mercato Paccattari trovava tanti legattere e giardinari. Era tutto un uscire e contrattare. Quando avvieni avvicinare, che t'ha bisogno, bella quadra, tengo roba buona, vieni qua. A quanto chiedo, a quanto l'uno, se pigli tanto, ti doni a me. Scartabelli buoni e fa buon peso, casi noti, vota rieto, è già d'avviso. Ogni giorno sempre lo stesso litigare, i soldi erano poco, ma a spesa, sapete cari. Ma sempre attento con un occhio alla vilanza, se no lo si ringi nella cista, nella panza. Adesso una domanda più difficile. Vabbè, questa è lui per vedere. No, faccio un piccolo preambolo, anche se non sono, non la veste e soprattutto la preparazione per dire certe cose. Però, dato che già con Nino questo argomento ne avevamo parlato, non è il, questo per me. No. E spesso credo, molti di voi, forse tutti, alcune volte sentendo un odore, sentendo un rumore, hanno questa memoria evocativa che viene chiamata anche sindrome di Proust, poi andate a vedere il perché. Questa memoria evocativa per cui ci riporta quindi ad avvenimenti, a cose, a persone che abbiamo già vissuto, no? Spesso e volentieri sono delle rievocazioni belle che comunque ci provocano in noi delle emozioni passate e che rivediamo in quel momento. Per cui le rievocazioni che tu fai spesso qui, per alcuni aspetti potrebbero sembrare cristallizzati a quei momenti, no? Per cui sono stati quei momenti, sono fermi. In realtà, riguardo a quello che è il senso della poesia, della sua universalità, no? Quello che scrivi deve avere un valore di continuità nel tempo. E soprattutto come può averlo da questo punto di vista, perché altrimenti tutto potrebbe sembrare rimanere solo un rievocare delle cose passate, per cui sono ferme lì, non si muovono e servono solo per farci ricordare, ma in realtà dovrebbero avere una loro evoluzione nella formazione della vita. Tu che ne pensi? Il progresso è innegabile, no? È innegabile. Quelli sono ricordi, ma sono ricordi sempre vivi, te le ricorderai sempre. Io l'associo sempre, faccio sempre la metafora. La vita è un braciere, a me piace particolarmente il braciere perché là si svolgeva gran parte poi della vita serale con la famiglia. E i carboni, le braci, i ricordi, braci sottocenere. Poi ogni tanto mettevamo un po' di zucchero e venivano fuori. Ecco, la mia poesia io l'associo allo zucchero. Te la leggi, il ricordo viene fuori, si ravviva. E bisogna stare attenti a mettere la quantità giusta di zucchero, perché vicino alla fiamma ti puoi scottare o ti puoi riscaldare. Sta a te la scelta. Il ricordo non è statico, è dinamico, è vivo. Per me è così. Alla, così come sempre diceva Nino, al fatto che il dialetto viene considerato come una lingua subalterna, no? E in realtà invece bisognerebbe farla prevalere proprio per il senso che, tipo le poesie di Antonio, è il senso evocativo e soprattutto di continuità e di come dire, ai nostri figli noi comunque tramandiamo le cose belle di una volta che erano anche molto semplici rispetto alle cose un po' complicate ed effimere che adesso ci sono, quindi questo paragone è anche importante per una differenza di quello che per noi non che ci accontentavamo ma soprattutto apprezzavamo quel poco che avevamo e riuscivamo anche a farlo diventare tanto, per cui è poesia anche in questo senso, questo concetto vale per tutti, per chi legge in ogni caso. E io vorrei
intanto sollecitare eventualmente, grazie, sollecitare eventualmente chi volesse intervenire di voi, sarebbe bene, accetto assolutissimamente anche a fare una piccola, si dice testimonianza? Testimonianza, va bene. Certo, se volete io passo nel pubblico, mi rivesto di una funzione da valletta che non è consona, però se c'è qualcuno che vuole intervenire ci farebbe veramente piacere, anche con una cosa di ricordo. Vabbè, pensateci, nel frattempo non voglio mettervi nulla. Con molta rilassatezza, in fondo siamo qui in famiglia, siamo tra amici, quindi da questo punto di vista possiamo. Sì? Ho sentito quello. Sì. Ah, vengo io? No, vengo io così finalmente posso fare la mia sfilata. È per questo che mi ha chiamato fino a qui, perché mi conosce. C'era una bella, no? Niente, sono particolarmente felice stasera perché ho scoperto due grandi menti che francamente in età infantile erano allo stato di bozzo. Memento e Motonino, che Motonino dice, ma chi so, chi è? A catto di rubare l'occhiale. Comunque, complimenti di quello, non ho ancora letto il libro, ma quello che ho sentito decantato da Albino è veramente di pregevole natura. Una cosa te la vorrei suggerire, visto che ho scritto praticamente si tramanda, ma data la particolarità dei tuoi scritti, sarebbe veramente opportuno un audio libro. Perché è proprio per tramandare la musicalità di certe espressioni che solo lette a noi dicono tanto perché siamo giovincelli del Novecento, ma ai posteri, ai nostri posteri, francamente direbbero poco. Noi abbiamo ancora la musicalità di quelle cose che tu hai scritto, i ragazzi ovviamente no. Per cui un audiolibro, o meglio un video audiolibro, sarebbe veramente un nome giusto. Magari è un'idea malsana, ma magari potrebbe essere una genialata. Non mi dimingo perché c'è gente che vorrà sicuramente farti i complimenti e per i meriti. Colgo l'occasione di farvi anche a Memento, che non ho ancora avuto l'occasione di fargli, per un suo libro che mi ha regalato. Ok? Memento, non fare l'occhiale con tu. No, la maschera. No? Mi denudo. Ma in tutto il posto. Mi denudo. Mi denudo. In tutto il posto. Non inorridite, Non inorridite per la mia soltezza. Facci vedere la faccia. Eccomi qua. Vorrei dire all'editore, nel caso in cui dovessi prendere in considerazione l'idea del nostro amico, non far finta che questa è stata la tua, dire. Prometto che rispondo adesso. Sì, prego. Qui mi piace questa cosa di andare. Protagonista. Bene, allora, sì, l'idea dell'audiolibro mi piace perché io sono assolutamente convinto, ma non soltanto per questo libro, in generale lo dico, che l'audiolibro completa l'esperienza del libro e favorisce anche la lettura. Mi spiego meglio. In Italia purtroppo si legge poco, questo lo sappiamo. In Calabria e in Sicilia si legge ancora di meno. Analizziamo i dati, che sono semplici. Nel 2021 in Calabria e in Sicilia solo il 20% delle persone ha letto un libro al netto delle attività curriculari. In un anno. L'attività curriculare, io compro un libro perché per la mia professione mi devo aggiornare, al netto di questo solo il 20%. Nella provincia autonoma di Bolzano è esattamente l'opposto. L'80% delle persone ha letto lo chiedo un libro ha letto l'attività curriculare. Adesso leggere è una facoltà che va esercitata.
E nella esperienza proprio della casa editrice c'è proprio questo, no? Che più o meno il 55-60% delle persone che acquistano un libro dall'officina editoriale del Greco, siccome noi facciamo distribuzione diretta, quindi il libro lo mandiamo direttamente al lettore, e il 55-60% dei nostri clienti acquistano un libro o dopo tanto tempo, addirittura per la prima volta. E poi ci mandano anche dei feedback. Perché se uno non legge per tantissimo tempo, è ben normale, ti mette davanti un libro, dopo che hai letto 15 pagine, ti senti stanco come se fosse andato a zappare, perché poi la stanchezza mentale ancora si riflette praticamente sul fisico. Ascoltare è molto più semplice. Io questa cosa qui ce l'ho in animo e io non solo vorrei far narrare questo libro, il libro di Antonio Cuda, che merita, ma li vorrei far narrare tutti, e sono alla ricerca, visto che qui adesso ci sono tante persone, proprio di gruppi di lettura che possono prestare la propria voce per poterli far narrare e dare in omaggio, oltre al libro cartaceo, anche l'audiolibro che completa questa esperienza. Una piccola nota tecnica: in questo libro, che poi alla fine della presentazione trovate in fondo alla sala, troverete me in fondo alla sala se qualcuno lo vorrà acquistare, c'è anche la versione italiana, quindi per ogni poesia che è stata scritta abbiamo la versione, naturalmente dialettale perché è stato concepito così, però c'è anche la traduzione in italiano. Bene, intanto che facciamo maturare eventualmente l'intenzione di qualcuno di intervenire, io vorrei ascoltare la musicalità di questa poesia di Antonio, quindi lo puoi fare solo tu. Non lo so, non avete preparato niente? Io, no, io ho preparato ancora per, come parte finale, ma... Ah, sì, ok. È quello. Cioè, io parlavo prima dei bocconcini, più che altro, più che dei brani interi. Volevo dire che io prima ho parlato di bozzetto e di idilliaco, no? Non è perché voglio fare il professore assolutamente, ma Iulion viene dal greco antico eidos, che significa praticamente immagine, quadro, bozzetto, no? E viene associato un po' alla vita arcaica, bucolica, pastorale in genere, ed è un componimento proprio breve, come in greco antico, e musicale. Il più grande inventore di questo genere fu Teocrito, l'ellenistica, ma non sto qui a parlare, che ha fatto soltanto, non soltanto bozzetti idilliaci, cioè ambientati nella campagna, ma anche nella città, in quelle praticamente urbane. Le siracusane sono le più famose, diciamo. Perché io colloco proprio personalmente, per le belle letture che ho fatto, perché adesso lo dico, non c'è naturalmente, c'è verità in quello che dico, c'è affetto, oltre al fatto che siamo cugini, ma mi sono divertito a leggerli, perché ci sono ritrovati in tutte quelle situazioni, perché siamo stati cresciuti, allevati così, con mamme e con zie che ci parlavano praticamente in questa lingua, non è che ci parlavano in altro. Poi la lingua italiana l'abbiamo imparata dopo, no? Ma noi siamo legatissimi a questo parlare, ci siamo. E oltretutto si tratta, no? appunto di lampi vivaci, freschi, sanguigni, che sono pregnanti delle generazioni degli anni 50-60, che la generazione genitoriale appena uscita dalle sofferenze della guerra ha cresciuto tra Ciambra, Nutumberi Pasta, i Muligianichini, Sulu Iorniesta, Avracera, Arughe, Vinello, Strumbolo, la Mucciatella, a Chiazza du Mercatovie, più di Vuzzari, Uvulleri, Calia, Eugenini Grandinetti, Cussanzone, Magiste, Ringo, Giango, Totogic e Franco, i Monachelli di Sant'Antonio e la Chirica più devozione, Umasto, Curgiaro, Caniacella Mazza più lo Strumbolo, Ubuticato Giovani, Petruzza, Calatella e Molinaro, a Siringa e Vitru, Stricaturo, i Cuzzupi, Pasqua e la Muzzunate, e soprattutto è una generazione che sapiente arrangiare. Quando Giovanottielli all'umare nuoiemu, pigliava discesa e l'umotore astutavi, sparagnavi benzina e la strada avulavi. Eri quasi sicuro con risparmi all'uieri, senza affanno alla casa potiaci a recogliere. Ma se ne la benzina, ti poteva spittare da uno guidare e l'altro scendere a buttare. Tanta benzina era giocare e morire. Pigliere a mare ci volevano 300 lire. Almeno 2 litri ci avevi mentire, ma crucera tanta e non avevamo dolere. Sbuttavamo i sacchi
e li spicci in un giro e si abbastavano ai lumari scendiero. È così che ci si arrangiava praticamente. Era una cosa tipica della nostra generazione. Arrangiati, quante volte i nostri genitori dicevano arrangiati, no? Ora, in questo, oltretutto, Tonino, lo diciamo, si diletta di fotografie. Sa cosa significa togliere il particolare, perché i particolari sono fondamentali e sono tantissimi i particolari, anche motivi in questi brani, l'istante. Sa cosa significa capire, questo è uno simbolo, la dinamicità dell'attimo, quella che pur fissa fluisce in emozioni che bussandoti alla mente trovano sempre aperta contemporaneamente la porta del cuore, come una partita a spacca strombolo, dove fotografo con la penna lo sconforto e la sofferenza del compagno di gioco sfortunato o meno abile che vede ormai il suo strumbolo nella forca e prossimo a morire. Sentite un po'. Udire partuta il laio cogliuto, preciso, c'ha urca il l'affinuto. E fu da così che dopo quasi una vola l'altra perduta la partita più dura. A punta allo strombo l'hai appoggiato e alla prima picozza ci hai rovinato. Oh, padrone, entra lui e ci hai guardato. E lo coraggio un spacco, un l'hai trovato. Guardate, questo è un attimo che mi ricorda proprio quando eravamo bambini. Posso dilungarmi un attimo, se è possibile? Se... Puoi pagare una pedata. Noi facevamo, per andare a cercare, accattavamo uno strombo. Ma poi bisogna metterci la mazza per giocare e cercavamo sempre, no, la mazza più forte, un burgiolo che era bella, grande, che spaccava un strombolo i ladri. Era un gioco di abilità incredibile. Ma la cosa più terribile è che tutto questo strombolo tu li sciavi, ci mettevi un stucco alle picozze, un volevo dire che era stato colpito più volte, perché questo era indice di poca e di scarsa abilità. Ma alla fine tua uno doveva cedere, uno praticamente in tavurca, una cosa in terra, dove ci è stu strumbolo e gli altri con la bicozza e una mazza ci avevano i menari che non spaccavano, no, ve lo dico in dialetto proprio, bene o male doveva esserci, il gioco era quello, la fine era la morte, era proprio la morte, no? Guardate, la cosa più bella, io immagino quando ha scritto questa cosa, quello che abbiamo sofferto tutti quanti nei momenti in cui eravamo sotto. In taglia rossa, no? In taglia rossa perché uno minava con una pietra su quello strumbo che c'era la staccia di sopra, la muscalfia, poverino, no? Però era uno strumento di morte. E l'altro poveraccio, con stato qui a casa, non ci minare, non sta spaccando questo strumbo, non ci vuole. No? Lui ha colto l'attimo, come un fotografo, l'ha colto praticamente, certe volte lo raccoglie con la foto. con la macchina fotografica, qui l'ha colto con la penna, perché quell'attimo io me lo sono, quando ho letto questo, me lo sono sentito proprio qui nella mente, nel cuore dei miei ricordi, perché lui l'ha guardato, capito? In quel momento in cui lui era tremante, diciamo, mo mi spacca, era una trovata avanza, era qui, era trovato su, meglio accattare la bomba, non le sorti, no? L'ha colto lì, in quell'attimo, mentre di sconforto è un coraggio, un spacco, l'ha trovato alla fine. Questa è una cosa bellissima. O ancora, questa è la parte poi più bella e finisco. Scusate se la mia emotività che me la sta prendendo. Questa è bellissima. Non la recito tutta, non la recano tutta. Lui praticamente ripercorre la storia di uno stricatore. Penso che sappiate tutti cos'è uno stricatore, no? E lo vede impietosamente e ingratamente inchionata ad una porta di casa e ne trae fuori tutto l'amore di una madre che mille e mille volte con bagnere e sapone supportava a lui un vicino per lavare l'insola, la netta e maccatori. Tanto, dici, i amici, un secondino musso e aveva la lavatrice in la casa, erano rosso. Tanti voti mamma sapete applicare un sacco di panni sementi a stricare. Sapone di casa ogni volta usava, che a cuccarlo e sapere si preparava. L'usava sempre con forza e maestria, anzina che la roba fronda, non ne scia.
con l'insola, la netto, l'umaccatura, era sempre chicata sopra uno stricatolo. Quanto modi diceva a tutti, modi egno, con bagnera, sapone, stricatolo di legna e lo iume vicino si infisava e via. Un collone di panne lavare sempre via. Mi guardo in giro e non vedo nessuno, due parolecchie ci aveva dette ad ancuno, che la tavola di legno senza scarda lisciata, una via di nere a una porta chiuvata. E che qualunque cosa sia catturata sempre nell'attimo giusto dice sempre di più di quello che normalmente potrebbe dire. Che lo strumento poi espressivo sia un pennello, uno scalpello, le dita plasmanti di una macchina fotografica, una penna, quell'attimo ti comunica emozioni, sensazioni e sentimenti che mai avresti sentito se non in quel momento esatto in cui tu hai saputo capirlo e fissarlo. E Tenino ci riesce splendidamente, aiutato dalla parlata locale ed arcaica. Il dialetto, ma hanno già detto tanto sia Gaetano, no? Sia il nostro editore. Il dialetto è uno strumento di sintesi potente e preciso. Interpreta e esprime con una sola parola anche grovigli di idee, di immagini, rendendoli castiche, ovvero concrete e tangibili, le poche, che arrivano immediatamente alla mente e al cuore perché il significato, il semantema, sta già nel suono onomatopeico della parola. Stricatulo, strazzato, tumba, raccucchiati, ciabra, ricattera, ce ne vorrebbero di parole e frasi semplici e compiute di lingua nazionale per definire questo lemma. Il significato di una sola di queste, le parole scavano. Scavano, dice Ungaretti, ma quelli dialettali sono ancora di più, sono dei fendenti, sono delle mazzate emotive indelebili che Tonino ha saputo dare con sentimento e maestria. Vuoi decidi? Grazie Valentino. Naturalmente siamo alle conclusioni, vorrei dire che potete andare tranquillamente in tournée. Albino, tu sei l'autore, lui la spalla, quindi vi compensate benissimo. Poi ci fate sapere, diciamo, le date della vostra tournée. Io volevo ringraziare, volevo. Sì, certo. Vorrei evitarmi il passaggio. Grazie, buonasera. Io sono Jenny. Sono Jenny, ho conosciuto Tonino da poco e lo ringrazio perché nell'anno della pandemia purtroppo che abbiamo avuto magari abbiamo passato più tempo sui social e così, quindi passando verso varie pagine mi sono riscontrata nelle sue poesie, affascinata, gli ho chiesto di poterle leggere in TV. Mi è stato dato e concessa questa cosa, ne sono veramente grata e sono contenta di averla fatta conoscere in molta parte dell'Italia, perché sono venuti appositamente a comprarlo in questi giorni il libro e ho conosciuto Tonino solo da poco, però lui magari mi ha conosciuto già in precedenza e niente, lo volevo solo ringraziare. E chiudiamo questo che ha detto l'amicizia, qui dentro c'è amicizia, anche quelli virtuali che io non conoscevo totalmente, non faccio nomi, Concetta, Tina, Anna, che hanno apprezzato da subito, non le conoscevo, qualcuno l'ho conosciuta qualche giorno fa, questa sera ne ho conosciuto due, non ho preso Vincenzo, no, non voglio fare nomi. Quindi qui c'è amicizia, l'amicizia virtuale diventa reale, la poesia unisce e abbraccia tutti quanti noi. Grazie, un abbraccio virtuale anche a tutti quanti, veramente anche da parte mia, perché sono partecipo in maniera commossa, non è un modo di dire per questa vostra presenza. Grazie ai presenti, grazie a tutti e forse ci sarà una prossima, non si sa. Va bene? Grazie.